Papi, sto registrando, correggimi gli errori. Adesso parto, tu mi correggi. Di due figli viveva padre beato, Il buon conte di il Luna. buon conte di Luna, fida nutrice del secondo nato, dormia Dormia presso presso la la cuna. Sul sorger Sorgere dell'aurora un bel mattino, e la dell'aurora dischiuderai, schiuderai e chi trova chi trova accanto d'accanto a a quel quel bambino, bambino chi chi favella, favella chi chi mai? mai Abbietta zingara, fosca vegliarda, cingeva i simboli di Maliarda, e sul fanciullo col viso arcigno l'occhio affiggea, torvo sanguigno, d'orror compresa, compresa compresa è la la nutrice, nutrice. Acuto un un grido grido all'aura all'aura scioglie, ed ecco ed ecco che che in vero il labbro, il dice, i servi dice accorrono, i servi accorrono a quelle a spoglie, quelle soglie. a quelle soglie, e tra minacce, urla e percosse, e tra minacce, urla e percosse, l'area ti scacciano, che entrar vio so. L'area di scoccia, no, che entro orbioso. L'area. L'area di scoccia, no, che entro Pausa. orbioso. Asserì che tirar del fanciullino. L'oroscopo volea, bugiarda, lenta febbre del meschino. La La salute salute struggea, struggea. coperto di pallor. Languido, affranto, e tremava la sera, Il il dì dì traeva traeva il il lamentevol lamentevol pianto, pianto, ammaliato ammaliato egli egli era, la fattucchiera fattucchiera perseguitata, fu presa a rogo, fu fu condannata, condannata, ma ma rimaneva rimaneva la maledetta. Figlia ministra di Ria Vendetta, compì quest'empio nefando eccesso, sparve il fanciullo e si rinvenne, mal spenta brace del sito istesso. Ovarsa un giorno, ovarsa un giorno, la strega venne. Ed un bambino, ahimè, lo same, bruciato a mezzo, bruciato a mezzo, bruciato a mezzo, fumante, bruciato a mezzo, fumante ognor, bruciato a mezzo, fumante ognor. Malanete. Allora, specifichiamo che questa è l'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi, composta. Atto primo, Specifichiamo, quanti anni avevo quando andai a vederla? 12, 13 a San Carlo di Genova? Alle eri forse al medie. secondo anno, Di media. Ecco, a mezz'ora ci sono andata. Sì. addirittura. Quindi parliamo del 92-93. Giuseppe Verdi ha scritto quest'opera quanti anni fa? Quanti anni fa è morto Giuseppe Verdi? Allora, è morto il primo gennaio del 1900. Quindi sicuramente non voleva alludere a nessuno youtuber. Cioè, ha Assolutamente. scritto quest'opera in ex abrupto. Qualcuno ha... Siccome si sentirà. Cioè, adesso salterà fuori che quest'opera è per sbeffeggiare i figli, la madre, il nonno, lo zio, il morto, la madre, il padre, no, è Giuseppe Verdi. C'aveva anche lo spartito, sbaglio. Dov'è? C'ho a Volgare. Ma ogni cosa che hai è a Sì, ma Bolgare. mi stavo... Cosa c'hai qua che posso far vedere il trovatore? Astor Piazzolla, c'è. Nell'idea che la nonna dovesse campare fino a 100 anni. Vabbè, certo, vabbè. Papà, non si parla dei morti. Dove sta una videocassetta del trovatore, un CD? Tutta Volgare. Tutta Bolgare. C'ho addirittura tre versioni di opere e non anche di discografia. Ok, quindi googolate quando è morto Giuseppe Verdi, non devi stare così, papà. È morto il primo gennaio del 1900. Proprio Sì, 1900? il primo giorno dell'anno. E il Trovatore è un'opera sua giovanile È o? giovanile, sì. È composto il trittico Trovatore, Traviata e Rigoletto.
A proposito, momento mio, sai come sono dissacrante come te, no? L'altra sera in Orridisco sentendo tipo sconforto nel mondo della lirica. Placido Domingo, sì, mi sono fermata, ho detto oddio è morto, poi ho detto no, sono accusato di... Mi piacciono questi che prima si fanno... Ma per la prima si fanno... Questi qua sono gli avvocati. Ma poi papà scusa, se troie, prima si fanno... E poi dopo 40 anni dopo, ma quello... Sì, ma si deve ma io stavo cucinando, ho sentito sconvolto il mondo della lirica, Placido Domingo ha detto oddio è morto. Dichiarato. Sono andato sempre come le ragazze di Non è la Rai che andavano a 15 anni a fare le troie, perché io avevo 14 anni e le guardavo, ma vedendolo adesso quello spettacolo indecoroso a distanza di 20 anni hanno fatto scandalo. No, ma noi subivamo, ho detto ma chi ti diceva a 15 anni di andare a fare la puttana in televisione, scusa, cioè se fossi venuta da te a parte ma... Papà, allora ai corsi di nutrizione ti insegnano non stare sdraiato quando puoi stare seduto, non stare seduto quando puoi stare in piedi, non stare in piedi quando puoi camminare, non camminare quando puoi camminare veloce. E allora? Quindi perché devo stare seduta? La versione precedente al delirio. Senti, papà, vediamo se sei preparato. Quando uno ti chiede, ma è proteina o carboidrato? Se cammina, è proteina? Se dalla terra è nato, è carboidrato. E gli idrati di carbonio si trasformano in catene di acidi. No, parte col pippone della biochimica. Trigliceridi. Andiamo proprio. No, volevo fare un assunto. Non solo i trigliceridi, Vilma. Non solo, vabbè. Se uno mangia tantissimi carboidrati e non riesce a smaltirli. Allora, si forma. Oh, signore, che cosa? Ragazzi, scusatemi. Dai, vai. Attraverso la via anaerobica del coso si arriva del coso del glucosio, del glucosio. Del glucosio si arriva alla formazione dell'acido pirruvico che dà luogo poi alla formazione del composto bimolecolare che si chiama acetilcoenzima A. Ok, ti blocco un attimo se no mi parti con Leninger. Se noi togliamo la somministrazione di glucosio dopo aver consumato tutto il glicogeno... Allora, l'acetilcoenzima A non si forma più dal glucosio, ma si forma dalla degradazione degli acidi grassi. Quindi invece di partire il colesterolo... Un eccesso di acetilcoenzima A prende... Siamo fuori dalla chetosi. Allora, l'acetilcoenzima A ha tre destini. Il primo destino è la formazione della via aerobica del glucosio, sì, per cui viene smaltito fino a CO2 e acqua e si elimina attraverso la formazione di anidride carbonica e acqua. Questa è la via più fisiologica. Oppure prende la via dei corpi chetonici o prende la via del colesterolo. Adesso chiudo così per sdrammatizzare. Libri delle note durante un'interrogazione italiana. Suo figlio insiste con arroganza che Gabriele D'Annunzio sia nato nel 1627, che all'età di 27 anni si sia trasferito in Brasile e sia andato a fanculo. Che è troppo bello questo qua. L'uno, papà, se ti ritrovo così, visto che la mamma ha riempito casa di rosari, appena ti abbiocchi, prendo il rosario, te lo avvolgo lì, prendo un fiore da qualche parte lì in giardino. Ok ragazzi, vi saluto oggi. Quando? Ciao, faccio. Che cucinato, mi carico questa cosa. Oggi è il 19, boh, è 19, oggi è 18-19, lunedì 19 agosto. Ma non sarei troppo stanco, papà? Non sarei troppo stanco di oziare? È colpa mia perché non ti ho comprato il terrarium. Senti, guarda che ti ho invertito, avrei notato la posizione del basilico con la pianta viola. Solo che dopo averla invertita mi sono accorta, mortacci de Pippo, che il sottovaso non era uguale, quindi ho dovuto riposare i vasi per terra, invertire i due sottovasi. Il basilico deve, infatti adesso è esposto di... Ho fatto praticamente devi... Cioè ho anche infilato nel pertugio, di cui si sa, le bacchette per tenerlo dritto. Quando ci vedremo? Papà, non amo neanche quando tu ti tieni la mano sul cuore, grazie.